non è semplicemente spettacolo, è espressione del territorio che deve essere fornito e proposto in una visione unitaria per quelli che sono i fruitori del turismo culturale. Le persone dovrebbero partecipare per un semplice motivo: noi stessi siamo proprio consapevoli del nostro territorio e abbiamo la possibilità di degustare quella che è l'archeologia, di degustare, di sentire, di vedere come la tradizione classica, per esempio il teatro greco che verrà rappresentato, abbia un trade union che è soltanto nascosto, ma già esiste nel sito archeologico, questa sera sarà visibile e sarà godibile a tutti. Un territorio che si deve muovere in sinergia, un territorio che deve fare squadra, che deve fare rete, che deve mettere a sistema tutte le risorse, qui parliamo di risorse culturali del territorio, facendo leva, per quanto ci riguarda, sul ruolo dei giovani, perché possano essere interpreti ed artefici di una rivoluzione culturale che credo sia davvero la chiave di volta per mettere... Abbiamo parlato per anni di giacimenti, di petrolio a proposito di beni culturali, non c'è metafora più nefasta, no, rispetto a questo, cioè petrolio come bene di consumo, come bene che appunto al momento viene consumato, dissolto e poi si vedrà quello che dovrà accadere. Invece questi giovani ci stanno dando anche indicazioni su questo piano diverse, cioè ci stanno dicendo, lo fanno loro, quindi in questo senso è un nostro dovere sostenerli, che è un bene, i beni culturali sono beni che si rinnovano sempre, sono beni. Mi auguro e dico a tutti di pensarvi, perché è arrivato il momento della coalizione, della sinergia istituzionale dei territori, per poter veramente fare in modo che la regione Campania, almeno adesso, metta in campo tutte le strategie